Ciao a tutti. Allora, sono tornata dopo 2 settimane di vacanza in cui sono stata al mare e non mi sono neanche abbronzata, però purtroppo questa è la mia sorte di avere la carnagione chiara. E niente, questo voleva essere un video sulle letture di agosto. Perdonate la luce, però sto girando di sera perché non c'è nessuno e quindi non disturbo nessuno, né mio fratello, eccetera. Quindi boh, sono riuscita più o meno a girare soltanto quest'ora, senza più o meno. Gattona che passa. Allora, passiamo subito ai libri. Allora, devo premettere che ho letto parecchio in questo mese, più che altro perché appunto avendo 2 settimane di vacanze, anche la settimana prima di partire comunque ero già in modalità vacanza. Mettiamoci... Ecco, sto dicendo ero già in modalità vacanza, ho iniziato a già prima a leggere. E devo dire che sono abbastanza soddisfatta di quello che ho letto. Allora, vi dico già, partiamo diciamo dalle note negative. Allora, come sapete ho fatto un focus sull'autrice Mo Ayder, che è un'autrice che a me è particolarmente piaciuta nel trattamento. Vi lascio appunto tutte le informazioni relative ai focus qua sotto nell'info box. Allora, sono andata alla ricerca di un altro libro della Eder e come vi avevo fatto vedere anche nel book haul avevo trovato questo qua, The Ritual di Mo Ayder, e già dalla copertina mi era sembrata una ficata allucinante. Devo dire che invece è stato piuttosto deludente sia come trama, la scrittura è sempre molto fluente, si legge diciamo molto molto, è un libro che si legge diciamo in 1 o 2 giorni, se non avete niente da fare, volete soltanto leggere, in 1 o 2 giorni si finisce. Il problema è che manca proprio la trama, manca di contenuto. Non mi piace il fatto che il personaggio principale della storia non sia Jack Caffrey, ma sia praticamente un altro personaggio che è all'interno delle indagini. E Jack Caffrey fa un pochino da, diciamo, da ausilio, quindi non mi è particolarmente piaciuto. Quindi in realtà appunto questo qua è inimitabile. Nessuno come lei sa trovare l'orrore nel quotidiano, in questo libro assolutamente no, però ho deciso che darò comunque un'altra chance a Mo Ayder perché comunque mi piace il suo stile di scrittura. Poi cosa ho letto? Anche questo è presente nel book haul, questo qua invece è stata una scoperta entusiasmante ed è 1.8, eh sì, 1.8, 1Q84 dello scrittore Murakami. Murakami è uno scrittore giapponese nato nel 49, ha vissuto diciamo i primi, cioè, gli ultimi anni della... Oh mio Dio. Stavo dicendo, ha vissuto in Giappone, a Kyoto, comunque anche perché è nato a Kyoto, poi successivamente si è trasferito a Tokyo, comunque devo dire che questo libro è stato un po' tormentato all'inizio. Perché? Allora, prima di tutto perché è un libro che, vi dico, le prime 50 pagine vanno veramente molto, molto, aiutatemi a dire, molto lente. Superate le 50 pagine, boh, entrate nel vivo della vicenda. Come vi avevo già detto, i personaggi principali sono Aomame, che praticamente viene presentata inizialmente come questa serial killer in minigonna, che in realtà fa un po' da The Punisher, un po' da vendicatrice, un po' da, sì, da vendicatrice delle donne che subiscono stupri, o comunque che sono vittime di violenza da parte dei mariti o di altri uomini, e dall'altra parte abbiamo Tengo con Ghostwriter, cioè uno scrittore che praticamente tende a riscrivere libri di altri autori e poi questi autori ricevono praticamente insieme a Tengo i compensi, ma soltanto l'autore a cui Tengo praticamente si è sostituito riceve poi fama, gloria, eccetera. Inizialmente questi due personaggi non mi piacevano, mancavano di spessore, mancavano di complessità, erano due personaggi insignificanti, nonostante comunque Aomame dovesse essere, diciamo, un personaggio fichissimo, cioè questa donna. Successivamente, devo dire, da pagina 50 in poi, facciamo anche 60, finalmente i personaggi crescono, quindi da che la situazione era piatta inizia praticamente, finalmente, a crescere.
Quindi abbiamo come personaggi, appunto, che vi ho detto, Amame, che inizia sempre a cioè inizia praticamente a piacermi sempre di più. Dico a piacermi sempre di più e non mi piace perché questo libro è composto da due libri. Allora, praticamente questo è il libro 1 e 2 di aprile e settembre e c'è anche un terzo libro. Quindi vi dico, fino adesso a me il personaggio di Amame piace tantissimo perché è un personaggio risoluto, forte. A me piacciono queste donne forti che non si abbandonano, diciamo, al primo sguardo lascivo di un uomo. È una donna comunque che sta fatto suo, che ha una vita sessuale molto attiva, ma che comunque ha un amore, il suo primo amore. E scoprirete poi chi è il suo primo amore. È un amore, diciamo sconfinato, che lei ha per questo uomo di cui lei si è innamorata a 10 anni. Quindi un amore comunque che si protrae nel tempo e che è anche sopravvissuto, diciamo, alla crescita e ai numerosi uomini che ha avuto Omame. Dall'altra parte abbiamo Tengo. Tengo all'inizio mi sembrava un personaggio uno di quegli omuncoli un po' così che non si prendono mai delle responsabilità, che dicono sempre di sì ad ogni cosa. Invece poi con il tempo diventa un personaggio abbastanza cazzuto. E poi abbiamo Fukaeri, cioè questa ragazzina che a me piace tantissimo, ed è una ragazzina che praticamente si trova a scrivere un libro intitolato La Crisalide d'Aria, che viene presentata dall'editore Komatsu a Tengo. L'editore appunto gli dice: Tengo, guarda, riscrivimi te questo libro perché la trama è spettacolare. Sembra che parli di un mondo fantastico, un mondo governato da due lune, una luna più grande e una luna più piccola. E niente, tu ti devi occupare praticamente di riscriverlo perché è scritto veramente male. Quindi Tengo si mette a scrivere e incontra anche l'autrice, Fukaeri, questa ragazzina di 17 anni, una ragazzina che sembra vuota, sembra quasi un robot, anche lei molto risoluta, sa sempre cosa deve fare, dice pochissime parole, risponde quasi a monosillabi. E cos'è che mi è piaciuto di questo libro? Allora, questo libro intanto è fantascienza, nel senso che si parla di universi paralleli, abbiamo appunto i capitoli che sono suddivisi in base ai personaggi, due personaggi principali, appunto Omame e Tengo, e man mano si costruisce praticamente la storia in base a questi due personaggi che sembrano vivere in universi paralleli differenti. Appunto, sembra che vivano nel periodo 1Q84, Q perché sarebbe, sa sarebbe, perché sarebbe? Perché sarebbe la question task, mi pare, adesso non so come si dice, comunque dovrebbe essere il punto interrogativo, perché non capiscono più in che periodo si trovano, sanno di essere stati prima nell'anno 1984 e poi nell'altro universo, non sanno che anno sia. E è molto bello perché in realtà si scopre man mano che la vicenda diventa quasi anche angosciante, perché in realtà poi si scopre che quasi subito questa ragazza Fukaeri ha scritto la storia della Crisalide d'Aria riportando in realtà la propria infanzia, ciò che ha vissuto. Si parla di little people, non si capisce chi siano, cosa siano, se siano delle persone, se siano delle entità, cosa facciano. Quindi sta a voi praticamente leggere questo libro. Vi dico, a me è piaciuto tantissimo e dire poco. Voglio comprare altri libri di Murakami, mi hanno consigliato Norwegian Woods, Dance Dance Dance, e li comprerò probabilmente tutti perché veramente questo autore mi ha entusiasmato. Devo dire che all'inizio appunto ci ho messo un po' perché veramente era troppo lento, ma superate le 50 pagine, ragazzi, entrerete nel mondo di Fukaeri, nel mondo della Crisalide d'Aria, e veramente man mano scoprirete che ci sono delle sette, il Sakegari, Sakegeri, non lo so, è praticamente una setta, la setta dei testimoni. Trovate veramente delle cose che possono addirittura arrivare all'horror. Quindi mi è particolarmente piaciuto. Questo appunto mi era costato 14 euro. Poi cosa ho letto? Ho letto Another Note. Qua c'è scritto Death Note, ma è Another Note. È praticamente il prequel, possiamo dire, di Death Note. Ed è il. Sì, vabbè, ce la posso fare. E si intitola Serial Killer di Los Angeles. Los Angeles, niente, oggi sono dislessica.
Di cosa parla appunto? Parla delle indagini compiute da L e da Naomi Mizora. Se voi avete visto l'anime o letto il manga di Death Note sapete di chi sto parlando. Naomi Mizora ed L sono due personaggi che si ritrovano poi nel manga e nell'anime Death Note. È molto carino, è scorrevole. Allora vi dico. Non è bello come Death Note, assolutamente. Qua viene raccontata la storia da Mello, ripeto, chi è che ha visto o letto Death Note sa di chi sto parlando. E appunto a me piace, ma a chi è che non piace? Il personaggio di L, del detective più famoso al mondo, appunto nel mondo di Death Note, viene presentato in questo modo e devo dire che è veramente carino. Si legge in una mattinata, però. Compratelo perché io veramente ero ossessionata da questa. Veniva più volte. Si rimandava. No, non ce la posso fare. Allora, si rimandava più volte all'episodio del serial killer di Los Angeles, di quelle indagini svolte da Elle grazie a Naomi Misora. E volevo veramente capire di cosa parlasse. Quindi, boh, acquistato, l'ho trovato se siete di Torino. Sempre a Pop Store in via Bertola 31. In realtà poi l'ho acquistato Dani, però l'ho beccato io. Poi, cos'altro ho letto che mi è particolarmente piaciuto, nonostante la copertina, ed è Lezioni di morte di Tess Garrison. In questo caso trattiamo le indagini di Jane Rizzoli, anche se ad esempio nel chirurgo o in altri si parla sia di Jane Rizzoli che di Maura Isles. Questa qua, Maura Isles, che è praticamente l'anatomopatologa. Devo dire che è veramente, veramente bello. Questo io avevo iniziato a leggerlo subito dopo il trattamento e non mi avevo preso perché fidatevi, il trattamento è una figata e quindi vi dovete riprendere un po'. Dovete leggere praticamente un altro genere letterario per poter ritornare ai thriller. Allora, Lezioni di morte è veramente molto bello. Prende, devo dire. Quasi subito, e in questo caso troviamo le vicende appunto della detective Jane Rizzoli che allora mi piace come personaggio da una parte, dall'altra no, perché mi piacciono i personaggi femminili forti, ma che siano forti, diciamo, per un motivo, non quelle forti che sono, diciamo, finte femministe, perché poi le femministe vere non pretendono di essere superiori a nessuno, quindi lei che vuole a tutti i costi essere considerata al pari di un uomo per forza fisica, per diciamo prestanza, che sono cose impossibili, cioè non è possibile, cioè impossibile, no, però diciamo che è normale che un uomo abbia prestanze fisiche maggiori rispetto a una donna. Niente di male, è così. Quindi Tess Garris, sì, Tess Garris, Jerry Rizzoli da questa parte non mi piace, però dall'altra devo dire che è veramente molto bello, molto noir, molto thriller, bello angoscioso. In questo caso abbiamo dal chirurgo abbiamo praticamente il dominatore. Praticamente il chirurgo era un libro precedente, un serial killer che praticamente si divertiva a tagliuzzare col bisturi le proprie vittime e successivamente asportargli l'utero. Tutto questo mentre erano vive, perché ovviamente, cioè se sono un serial killer, devo fare così. Poi, in questo caso si incrociano le vicende del chirurgo e del dominatore. Chi è il dominatore? Il dominatore è questo serial killer che tende a aggredire delle coppie sposate in casa, nelle solite casette americane molto sicure, quelle fatte tipo cartapesta, e di solito riesce subito a mobilizzare l'uomo, violenta la donna e poi la uccide. E più in là si diverte con i loro cadaveri, delle donne, una sorta di necrofilo, non una sorta, un necrofilo sostanzialmente. Devo dire che è molto bello perché comunque deve veramente riuscire a seguire le tracce del dominatore, aiutato in questo caso dal chirurgo. Devo dire che è carino il fatto che ci siano due serial killer che si siano messi d'accordo, cioè carino dal punto di vista letterario, dal punto di vista umano e reale. No, è la cosa terrificante. E la cosa che mi è dispiaciuta è il fatto che il finale non mi è particolarmente piaciuto. Sembra che Tess Garrison abbia voluto scriverlo velocemente. Quindi, Altro libro, scusate, ma. Ai 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 ai. Ok, sono vecchia, sono vecchia. Altro libro che mi è piaciuto tantissimo e non l'avrei mai detto in tutta la mia life è La casa del buio di Stephen King e Peter.
Straub. Beh, Edito Sperling, questo libraccione. Voi, come se seguite i miei video, sapete che io non amo particolarmente lo stile di scrittura di Stephen King. Lo trovo veramente molto ampolloso, cioè più che ampolloso. Ci mette 20 anni a dire una cosa. Cioè, per dire che c'è un corvo, non iniziare a dire che da lontano c'era una macchia nera, poi devi fare 3 passi. Intanto però vedi una fogliolina, intanto vai avanti, fai altri passi. Intanto però vedi un bambino in bici e poi alla fine, dopo 30 pagine, mi dici che quello che hai visto davanti non era una macchia nera, ma un corvo. Ok? Detto ciò, allora, questo libro è fantastico, è la cosa più bella che abbia mai letto e sono veramente contenta di avergli dato una chance. Voi dovete sapere che questo libro ha una sua storia, ecco perché è così. Perché io l'ho comprato, lo comprai ben 11 anni fa, 2004, avevo 15 anni e avevo deciso di leggere Stephen King. Vi devo dire che anche qua le prime tipo 40 pagine sono la cosa più noiosa che abbia mai letto, perché è la visione di un uccello che guarda una città, French Landing, che si trova nel Maine. Quindi all'inizio, immaginate 50 pagine dove il paesaggio, un paesaggio americano, per carità bellissimo, ma io voglio leggere un qualcosa dell'orrore, diciamo che leggevo altro, no? In realtà questo libro è stupendo, ho scoperto che è praticamente il sequel del Talismano, che ovviamente andrò a comprare, e inoltre il personaggio Jack Sawyer, esatto, Jack Sawyer, come Tom Sawyer, si incontra, o comunque si intrecciano le vicende di Jack Sawyer con il Cavaliere della Torre Nera, che è un'altra saga dark fantasy, possiamo dire, di Stephen King, che io sono veramente molto molto interessata a leggere. Allora, di cosa parla La Casa del Buio? Allora, La Casa del Buio parla di questo paesino nel Maine, dove iniziano ad esserci degli omicidi, ma non sono omicidi, diciamo già gli omicidi di per sé non sono una cosa carina. In questo caso troviamo praticamente dei bambini dell'età tra i 6 massimo 8 anni che vengono ritrovati sparsi praticamente nella città di French Landing, morti e morsicati in diverse parti, soprattutto le natiche, e quindi non è un qualcosa di particolarmente carino. Inoltre, il presunto serial killer si mette in contatto con le famiglie, con la famiglia delle vittime, inviandogli delle lettere dicendo ciò che ha fatto praticamente ai bambini. Quindi non è una cosa carina. Abbiamo in questo caso il detective Dale Gilbertson, che si trova praticamente in una situazione politica non tanto carina, perché comunque già sono state 3 le vittime, 3 bambini, e lui non ha assolutamente idea di chi possa essere serial killer, non ha delle tracce, non ha delle impronte, non ha nulla. Quindi chiede aiuto a un suo amico di vecchia data che lo aveva già aiutato precedentemente in delle altre indagini di un serial killer che si trovava a Los Angeles e che poi si è spostato nel Maine, e che è Jack Sawyer. Jack Sawyer è un personaggio che mi è piaciuto fin dall'inizio. Perché? Perché non pretende di essere uno di quei detective senza cuore, senza anima, sciupo femmine, che quando si trova davanti ai cadaveri cerca di non vomitare, non piangere, deve essere un tutt'uno, cioè lui deve andare avanti. I cadaveri sono soltanto degli oggetti, deve considerarli come spazzatura, come cose andate. No, assolutamente un personaggio umano che a me piace veramente tanto. Un personaggio che di fronte al cadavere di una bambina di 8 anni, mangiata a pezzetti e lasciata praticamente per terra come spazzatura, vomita e si mette a piangere. Quindi un personaggio comunque umano, ma neanche così tanto umano poi alla fine, perché man mano nella vicenda scoprirete appunto che Sawyer si inoltrerà veramente nel mondo dell'orrore. Perché a French Landing c'è praticamente una casa, la casa del buio, appunto, una casa tutta nera, in cui probabilmente c'è qualcosa, non soltanto qualcuno, c'è un qualcosa che spinge quel qualcuno a fare le cose che fa. La casa oltretutto è viva, nel senso che la casa non si vuole far trovare, e Sawyer questo inizia a percepirlo e a capirlo durante la storia, quindi avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile perché da solo non ce la può fare, e incontrerà diversi personaggi carini. Devo dire che questa storia mi è piaciuta
piaciuta tantissimo perché appunto è horror, come piace a me. C'è del thriller perché bisogna indagare su un serial killer e c'è del dark fantasy perché c'è poi un qualcosa nella casa. Quindi ve lo straconsiglio. Io appunto ovviamente, cioè ovviamente, io ho deciso che andrò anche a comprare il talismano che si occupa delle vicende di Jack Sawyer a 12 anni, quindi prima che diventi un detective, quindi racconta le sue vicende di quando lui diventa non soltanto un uomo normale, ma ha un qualcosa in più. E poi, appunto, questo libro mi ha portato a desiderare di leggere La Torre Nera. Fatemi sapere se voi l'avete letta, perché sono veramente curiosa e non vedo l'ora di andare a comprare il Talismano, La Torre Nera e il terzo di Murakami. Poi, allora, per quanto riguarda fumetti, manga, vi dico i due manga che ho letto perché veramente avevo speso un casino in libri e diciamo che si avvicina a Lucca Comics e quindi voglio tenermi un po' i soldi da parte. E ho comprato il terzo e quarto di Dragon Head, questi qua, il terzo e il quarto. Vi ho già fatto un focus su questo manga spettacolare, un seinen molto molto bello, cioè, sì, autoconclusivo, si conclude al decimo volume. Oltretutto ha vinto Minetaro Mochizuki, ha vinto praticamente il premio praticamente per la stesura di questi manga e quindi boh, veramente non so che dire. Questo insieme a Soil sono i due manga che sto adorando. Poi ho comprato il numero 3 di Outcast e devo dire che oi boh, mi sta piacendo. Outcast lo potete trovare non in fumetteria ma anche in edicola. Quello che mi dispiace è che sono veramente veramente corti. Ovviamente sono tipo, ricordano edizione Bonelli, bianco e nero. In questo caso finalmente entriamo nella vicenda proprio degli esorcismi. Sta succedendo qualcosa sia al retto sia al prete che praticamente lo sta aiutando ad esorcizzare parte della popolazione in cui lui si trova. E niente, quello che mi stupisce è che l'autore è Kirkman, che non è che mi piaccia particolarmente perché The Walking Dead io non lo apprezzo, però devo dire che molto molto buono. E poi ce la posso fare, mi si era attaccato adesso al corpo, Vivere e morire di Lucas Reborn. Questo qua invece è l'edizione Sergio Bonelli. Devo dire che non mi sta piacendo particolarmente, probabilmente comprerò ancora un numero, questa volta queste cose le dico tutti i video e poi continuo ad acquistarlo, però Lucas Reborn non mi sta piacendo la storia di questo ridestato, veramente. Mi dispiace perché all'inizio mi aveva preso e invece adesso sta veramente precipitando nell'oblio. Perso, banale, vampiri, sempre lupi mannari. No, 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 non mi piace, non ci siamo proprio per niente. E niente, fatemi sapere cosa avete letto voi in questo periodo. Consigliatemi assolutamente dei libri, anche dei manga horror, per favore, ho bisogno di horror, aiutatemi. E niente, ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Ciao!